Sì, confermo questo dato. Sta migliorando molto la qualità della polizia giudiziaria. Già, come vi ho detto in premessa, ho avuto già delle risposte concrete importanti dal Comandante Generale dei Carabinieri del SET, dal Comandante Generale della Guardia di Finanza. Qui alla mia sinistra c'è il dirigente De Santis, che è investigatore di primissimo piano, però ho bisogno ancora di più, di maggiori risposte a livello centrale da parte della Polizia di Stato. È un'indagine piena di prove, non di gravi indizi di colpevolezza, perché è un'indagine fatta benissimo, curata nel dettaglio. Investigatori di primo piano hanno costruito una corposa informativa, più informative, con intercettazioni telefoniche, ambientali, riscontrate da pedinamenti oltre che da sequestri di droga. È un'indagine che completa, dove spiega nel dettaglio il controllo asfissiante di elite di 'Ndrangheta. Stiamo parlando di locali di 'Ndrangheta già riconosciuti sul piano giudiziario già dagli anni 70, come esempio la famiglia Iona. E questa elite, questo locale di 'Ndrangheta di primo piano nel panorama nazionale dell''Ndrangheta, che si proiettava su tutto il territorio nazionale, in particolare in Lombardia, in particolare in Toscana, in Liguria, in Piemonte. È un'indagine dove non solo si contesta il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso con una pluralità di reati fine tipici dell'organizzazione mafiosa, che è quella delle estorsioni, ma anche nel mentre, poiché queste famiglie contrapposte sul territorio provengono nei decenni passati costellata da diversi omicidi dovuti ad una guerra iniziata negli anni Ottanta. Contestiamo anche tre omicidi importanti, pesanti, che spiegano l'escursus criminale di queste famiglie 'Ndrangheta. Non è mancato, come ormai diciamo da anni, l'interesse e la primazia dell''Ndrangheta sul traffico di droga, e abbiamo potuto contestare anche un 74 DPR 309-90, cioè una associazione di delinquenza di traffico internazionale di stupefacenti, cocaina in quantità di 50-60 kg settimanali provenienti dal Belgio e dall'Olanda, che veniva poi distribuita nelle regioni del nord, come ad esempio in Lombardia, come ad esempio in Piemonte, in Liguria, in Toscana e poi anche in Calabria, ma non solo di cocaina si interessavano, ma anche di cosiddette droghe leggere, cioè di marijuana e di hashish, questa volta in grande quantità, in ingente quantità. Quindi sono pienamente soddisfatto, non solo dell'indagine in se stessa, non solo perché sono stati assicurati per il momento alla giustizia decine di indagati per mafia, ma anche perché questo tipo di operazioni ci tonificano, ci danno ossigeno e ci danno maggiore grinta, maggiore forza per migliorarci sempre più, non solo sul piano interno come procura, ma anche all'esterno. Tonifica la polizia giudiziaria, ma serve anche e soprattutto a dare fiducia alla gente, perché se la gente non denuncia e perché ancora non ha ritenuto conveniente denunciare, e perché ancora noi non siamo credibili quanto dovremmo essere. Perché abbiamo un flusso migratorio che va verso il nord e quindi si organizzano. Pensate che il killer di Benincasa e di Mesiano viene da Rho, dove c'era una struttura denominata Locale di Rho, in parte influenzata, dove aveva una posizione apicale Olivieri Francesco, che è il collaboratore di giustizia, il quale in 24 ore riesce a fare venire da Milano, cioè da Rho, colui il quale spara contro Mesiano e Benincasa. Benincasa è una vittima cosiddetta collaterale, è persona che viene uccisa soltanto per il fatto di stare vicino a Mesiano.
le organizzazioni, quanto ci siano organizzazioni che sono propagine di quelle calabresi al nord è un fatto notorio. Quello che però deve essere sempre ribadito è che il centro di comando rimane la Calabria, e questa vicenda relativa a questo omicidio ne è la riprova più stringente. Gravità dei reati contestati, per la vastità dell'area interessata, per il significato di questa collaborazione così stringente con l'Arma dei Carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. L'attività è stata particolarmente ardua in ragione anche della particolare conformazione del territorio e della omertà che vige purtroppo in quel territorio. Segnalavo in conferenza stampa come purtroppo siano ancora troppo pochi gli imprenditori che denunciano di essere vittima di pressioni estorsive, preferendo in taluni casi, e purtroppo l'abbiamo censito anche in questa circostanza, rivolgersi alle organizzazioni mafiose, ad esponenti diversi da quelli che evidentemente gli propongono le pressioni estorsive, per essere liberati da questa questione. In realtà ciò che noi ci proponiamo di fare è avere una costanza sempre maggiore nell'attività di contrasto, in maniera da diventare sempre più credibili nei confronti dell'opinione pubblica, dei cittadini, e determinare così nei loro confronti un clima di maggior fiducia che si risolva in una propensione maggiore alla denuncia. Territorio della provincia di Crotone. Come ho detto, il materiale ponderoso che è stato acquisito dai carabinieri e dalla polizia in questa fase investigativa, cioè di circa 99 intercettazioni, la dicono lunga su quello che è lo sforzo investigativo che è stato compiuto dai carabinieri e anche dalla procura, quindi nel valutare questo materiale. Ma si tratta di ndrangheta di rango, proprio perché la natura dei reati che sono stati contestati, il livello gerarchico che è occupato dagli odierni indagati, la famelicità che abbiamo visto nel territorio, che è stata messa in campo da questa 'ndrangheta, che peraltro colloquia in maniera diretta con i rapporti stretti addirittura con 'ndrangheta di altissimo spessore che si muove nella provincia di Reggio Calabria, come per esempio nomi come i Papalia ci fanno capire di che tipologia di 'ndrangheta abbiamo, che aveva allargato le sue propaggini nel territorio stesso della provincia di Crotone e Cosenza, ma addirittura aveva solide basi nel nord Italia, soprattutto in Lombardia, dove addirittura aveva un'andrina distaccata, cioè nella città di Rho, quindi in provincia di Milano. Questo ci fa un po' capire quello che è stata la natura dell'attività investigativa svolta sotto il coordinamento, e per noi è un onore, della Procura della Repubblica di Catanzaro, capeggiata appunto dal procuratore Gratteri e dal dottor Luberto. Quindi per noi è un motivo di grande soddisfazione il lavoro che è stato svolto, e speriamo appunto di continuare a colpire la 'ndrangheta proprio nelle sue diramazioni e nel suo cuore della provincia di Crotone.